qui. Sempre col vostro Manfredi, il vostro ingegnere personale, ecco. Ed è inutile negarlo. Il successo che sta avendo il progetto Mare Milano è ormai incredibile, strabordante. E uscendo per le vie milanesi si sente l'odore dei doposole, l'odore delle creme abbronzanti. E andando per i grandi magazzini ormai è impossibile trovare un telo da mare anche a pagarlo oro. Ecco, se fosse per il vostro entusiasmo, diciamo che saremmo già tutti con le infradita ai piedi. E infatti il mio ruolo è quello di mantenere i piedi per terra, di non lasciarci troppo assopire da questi sogni e di continuare il nostro percorso questionario. Ecco, infatti, una domanda che io colpevolmente ho tralasciato è molto chiara. Questo mare sarà calmo o sarà mosso? Cioè, voglio dire, ci sarà pericolo di tsunami? O altri disastri ambientali, insomma, il pericolo di eventi poco gradevoli per la città? Bene, mi dispiace deludere gli scettici, perché tutte queste sono ulteriori illazioni. E infatti, mediante una tecnologia ormai conosciutissima in tutto il mondo, una tecnologia di rotoli a pale marine, il mosso lo facciamo noi. Infatti, non è questa la vera notizia. Perché lo sapete quanto costerà questa tecnologia alle tasche dei cittadini milanesi? Zero. Zero. Perché la Precio Hybrid Technology permette alle pale di procurarsi da sola tutta l'energia che gli serve, di autoprodursi energia. Insomma, si tratta in tutto e per tutto di un progetto sostenibile. E a questo punto sono io che voglio farvi una domanda. Ma se lo vedi, perché smettere di sognare?